Marziani on the Beach è il progetto per la diffusione della letteratura e della lettura, in particolare degli scrittori emergenti abruzzesi. Lo ha presentato il Comune di Pescara, ideato da Beniamino Cardines, direttore artistico, con il primo appuntamento mercoledì nello stabilimento Aretusa a Pescara, un modo diverso di approcciarsi alla cultura che proseguirà per gran parte dell'estate. Presentiamo Officine Letterarie, Centro Studi, Ricerca e Promozione Letteraria, un nuovo progetto del Comune di Pescara, sulla letteratura, sulla promozione della letteratura e sulla diffusione della lettura del libro, in modo particolare sulla letteratura emergente abruzzese. E all'interno di Officine Letterarie, diciamo come prima creatura di questo progetto, da mercoledì 30 giugno, presso lo stabilimento balneare Aretusa a Pescara Sud, partirà Marziani on the Beach, la letteratura come non l'avete mai incontrata, un contenitore che andrà avanti per tutto luglio fino al 4 agosto, ogni mercoledì alle 18, con molti autori, incontri che però non faranno le solite presentazioni o le solite, come dire, mercificazioni della presenza dello scrittore, ma bensì si cimenteranno in dei veri e propri party show letterari in cui si confronteranno con le persone, risponderanno alle domande, ovviamente parleranno delle loro produzioni letterarie e si confronteranno anche tra loro scrittori. Progetto che viene presentato da Beniamino Cardines, sempre la stretta associazione di bibliogrammatica, è un progetto per ridare forza e vitalità, soprattutto dopo questo periodo di pandemia, per accogliere presso i nostri locali, precisamente all'Aurum, i giovani scrittori e narratori pescaresi e abruzzesi. C'è una grossa vitalità in questo campo. E quindi l'idea è quella di metterli insieme attraverso uno spazio, un laboratorio, proprio un'officina, affinché possano nascere idee, eventi e tanto altro, soprattutto perché questa condizione poi possa essere esportata in tutta la città.